Buon pomeriggio, sta per iniziare una nuova puntata di questa rubrica culturale di Radio Yes intitolata Voglio vivere così, saremo insieme fino alle 15.30. Oggi abbiamo due ospiti d'eccezione, entreremo nel Teatro Belli, incurioseremo un po' dietro il sipario dello spettacolo che si intitola Tacchi Misti, ma non vi svelo nulla perché tra pochissimo le presenteremo. Voglio vivere così, ideato e condotto da Eleonora Silvi. Oh, come promesso siamo entrati nel foyer del Teatro Belli, siamo qui con Silvia Siravo e Carla Ferraro, buongiorno entrambe. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno. Benvenute a Voglio vivere così. Allora, siamo qui per parlare di questo spettacolo che debutterà questa sera al Teatro Belli, ma che torna, grande richiesta, perché già l'anno scorso è stato sul palcoscenico del Teatro 2. Quindi io comincerei proprio da Carla Ferraro, che interpreta tantissimi dei personaggi che sono all'interno di questo spettacolo, così come Silvia. Quindi iniziamo subito da Carla per capire un po' di che cosa si tratta. Dunque, lo spettacolo Tacchi Misti, il titolo, cerchiamo con il titolo di presentare un po' l'argomento. I tacchi sono un elemento molto femminile, noi siamo quattro donne, quattro attrici, ognuna di noi interpreta quattro personaggi femminili e infatti i tacchi misti, il misti sta ad indicare un po' la varietà di questi personaggi, sono personaggi di ogni tipo, dai caratteri piuttosto elementari, semplici, all'americana, infatti l'autrice è un'autrice americana che ha questo gusto della semplicità, della comicità diretta basata su caratteristiche semplici dei personaggi. E che però, data proprio la loro semplicità, permettono un excursus nelle varietà del femminile completissimo. Ecco, tutte le donne si ritroveranno non solo in un personaggio, ma senz'altro in tutti e 16, tutti gli uomini ritroveranno le loro donne in tutti i difetti esposti in questa carrellata. Oh, molto bene, già ci hai incuriosito abbastanza, no? Con questa spiegazione. E verranno anche molto maltrattati questi sì, uomini. Un pochino, non li spaventiamo. Silvia, come diceva Carla, questo spettacolo è tratto dal testo di Gloria Calderon Kellett, esattamente. Esatto. Che cosa fa lei nella vita e come mai è arrivata nel nostro paese in questo modo? Così io non dirompente? Sono preparatissima, forse Carla dovrebbe rispondere di più a questo. Ma questo lei recita, lei va sul palco e recita, non gli interessa. No, 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 però no, ha avuto più contatti e ha seguito la cosa Carla, quindi forse può rispondere in maniera più specifica. Silvia mi passa la palla perché un po' è stata una scoperta mia, ma non di Gloria Calderon Kellett in Italia, solo in una libreria in cui ho scovato l'unica traduzione dall'inglese esistente al mondo, almeno fino all'anno scorso, di un suo lavoro. Ho scovato questa pubblicazione Accessories, pubblicata dalla Casini Editore, che raccoglie due spettacoli della Gloria Calderon Kellett andati in scena in America pochi anni fa, sono formati tutti e due da 15 personaggi femminili. Quindi in tutto sono 30 monologhi per donne, ecco per questo io mi sono fiondata su questo volume e l'ho preso subito e l'ho letto, l'ho divorato ridendo anche come una matta e pensando poi di metterlo in scena con quattro bravissime attrici, dico quattro perché a differenza delle messe in scena americane noi siamo solo quattro e mettiamo in scena 16 monologhi, differentemente da Gloria Calderon Kellett che ha potuto disporre di 15 attrici per spettacolo, ognuna di loro interpretava un solo personaggio. Ecco, questo un po' a sottolineare un po', diciamo, le risorse italiane e un po' la sfida, no, anche a cui ci siamo un po' sottoposte perché dobbiamo camuffarci, certo. E cambiare molto insomma in tutti questi personaggi che interpretiamo, ci proviamo, sì, insomma la cosa pare funzioni perché il pubblico si diverte parecchio. La particolarità di questo spettacolo è anche il fatto che si basi su monologhi per donne scritti da una donna. Da una donna, lei pare si sia anche un po' ispirata a storie vere, a tutti gli incontri che ha avuto con tante donne. Quindi sì, alcuni sono molto caratterizzati, però profondamente, cioè perché diverte lo spettacolo, perché va a toccare dei tasti veri, delle cose in cui le donne comunque si ritrovano, certo. Anche se è portato tutto un po' al paradosso, voglio dire, però è un'ironia intelligente e che va a guardare degli aspetti profondamente veri delle donne.
E quali sono, per esempio, alcuni dei personaggi che ritrarrete? Per quanto mi riguarda, io faccio la prima donna, per esempio, ovvero Eva, che si arrabbia molto con Adamo e con Dio anche un po', perché lei si è accollata tutte le responsabilità. Come e sempre, le colpe, direi, esatto, donna. Poi faccio un altro personaggio invece che chiede sempre scusa, che quello fa parte anche molto invece della mia natura in qualche modo e mi ci ritrovo molto, sì, chiede scusa in continuazione, però poi alla fine decide di sfogarsi e di liberarsi da tutte invece queste remore che si crea nella vita. Poi faccio un'altra che invece va a interagire proprio con qualcuno del pubblico, che è un malcapitato a cui faccio una dichiarazione di gelosia perché mi vuole lasciare e diventa il mio fidanzato improvvisamente. Poi faccio invece una donna in carriera che fa un colloquio per selezionare il suo fidanzato, insomma. Carla ne fa altrettanti molto divertenti, anche le altre attrici, che sono Corinna Locastro e Valentina Martino Ghiglia. Invece la regia è di Ferdinando Ceriani. Stavamo dicendo proprio fattivamente come si svolge la prova, no? Le prove, anzi, dei monologhi, dello spettacolo costituito proprio da monologhi. Cioè, mi dicevate che c'era un particolare molto carino rispetto a quelli che sono appunto... Il nostro regista, essendo lo spettacolo formato comunque appunto da monologhi, voleva provare magari con ciascuna di noi anche singolarmente, quindi veniva a casa di nostra, diceva sono il regista a domicilio a casa di ognuno, e veniva e provavamo nei salotti di casa di ognuna, e questo è stato molto divertente e molto comodo anche per noi che stavamo a casa a aspettare il regista, insomma. Sì, c'è da dire che io purtroppo, io Carla, sono anche la moglie del regista, l'ho scritturato, wow, vero, per l'occasione. E tra l'altro un regista molto bravo con cui sia io che Silvia abbiamo lavorato già altre volte, e l'ultimo lavoro che abbiamo fatto insieme era Questa sera si recita a soggetto con Mariano Rigillo, Cicci Rossini, Ruben Rigillo. Siamo stati anche a Roma al Teatro Quirino, è stato un bellissimo lavoro, e questo affiatamento è continuato sia tra me e mio marito, grazie a Dio, che con Silvia, che abbiamo coinvolto in questa divertente avventura. E ecco, mio marito, il regista a domicilio, al suo domicilio invece rimanda sempre. No, per cui le mie colleghe sono sempre state molto più preparate di me, diciamolo. Ma come, quindi c'è appunto che il calzolaio ha le scarpe rotte? Brava, perché poi sai com'è, no? A casa propria c'è da fare, i bambini, la casa, quindi sì, quella cosa poi la proviamo, la dobbiamo fare, sì, ma quando? Però poi dai, alla fine ce l'abbiamo fatta, anch'io ho potuto mettermi al passo con le mie colleghe. Ma invece Carla, mi dicevi anche per quanto riguarda tutti i check audio e degli spettacoli che facevate, sì, diventano in sé uno spettacolo nello spettacolo poi ogni sì, volta, sì, diciamo, no? Che i poveri tecnici che abbiamo incontrato nelle piazze dopo Roma, sai che ogni volta che vai in una piazza nuova conosci dei tecnici simpaticissimi, sempre che poi sono sempre persone molto simpatiche i tecnici, perché hanno facilità, no, nel conoscere sempre nuove persone, entrare in un rapporto comunicativo immediato, di spostarsi sempre, sì, certo, ma è vero. Noi siamo proprio state sempre fortunate a incontrare persone simpatiche che ci hanno tollerato immediatamente, e noi sempre nei check audio, nelle prove foniche, come nelle prove anche di luci, facciamo sempre degli show ridicoli tra noi, facciamo le sceme, siamo quattro sciamannate, questa è la verità. Abbiamo imparato, si sente, abbiamo imparato in accademia, perché noi abbiamo fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, e quindi abbiamo imparato insomma un po' l'arte di fare sciamannate, perché poi quella si impara moltissimo anche lì, ecco. Mi hanno fatto vestire da Eva con tutte le foglie, io durante le prove mi aggiravo per Trastevere mezza ignuda, sì, a invitare persone a teatro. No, perché sono stati, diciamolo, anche quelli, diciamo. No, che bello, ma veramente. Ma diciamolo, di foglie. Voi non potete vedere Silvia, ma Silvia Siravo è la più bella in assoluto. Io del non grazie, Carla, la possono vedere come se Silvia si gira verso non la ci penso camera. Neanche stamattina, allora, non è proprio il caso, allora, che io mi giri. Silvia è bella. Ho dormito giovane. 2 ore, c'è il debutto. È la più bella, la più giovane, quindi noi puntiamo molto su di lei. Dunque l'abbiamo spogliata nuda. Infatti, perché quindi, sono
è coperta di un bikini di foglie interpretative in punta romena, assolutamente. Abbiamo puntato prima di tutto su di quelle, ma quando abbiamo trovato il personaggio della prima donna, appunto Eva, e che fai la vesti Eva, scusa, no, certo. Quando hai una biondona così, no, quindi c'è anche un seminudo in questo spettacolo, quindi approfittate. Allora tutti i maschietti che sono all'ascolto sicuramente verranno al Teatro Belli a partire da stasera fino al 1° dicembre, il tutto esaurito sarà assicurato. Speriamo. Allora, tornando invece un attimo serie, no? Parlavamo dell'aspetto stilistico dello spettacolo, perché infatti nel fuori onda stavamo proprio parlando del fatto che, nonostante si tratti di monologhi, in realtà non ci sia quel ritmo statico che conferisce spesso il monologo, no? Non c'è lo spettatore seduto a guardare lo spettacolo, ad ascoltare il monologo, e l'attore che sta lì ad interpretare un personaggio. Questo avviene perché? Ma guarda, senz'altro noi abbiamo giocato molto sul ritmo, sull'energia, quindi già il fatto che la recitazione sia sempre molto energica distoglie dalla noia, senz'altro. Poi abbiamo cercato, laddove era possibile, di incrociare la nostra presenza in scena, sia nel passaggio di testimone, diciamo, tra un monologo e l'altro, ci sono degli incontri, no? Ci si cede il posto con dei piccoli escamotage scenici, e in altre occasioni ci siamo divertite invece a fare dei balletti, delle interazioni, faccio degli esempi. C'è un monologo che uno dei miei, che è La Casalinga, che è una sorta di lezione su come essere la perfetta casalinga moderna. Ecco, la perfetta casalinga moderna ha due giovanissime allieve che espongono il lavoro, un po' sai come quando si facevano le lezioni di aerobica in TV e c'era quella che insegnava i passi e le dimostratrici dietro, in qualche modo. E quindi c'è proprio questa azione con, siamo in tre in scena, e devo dire che è uno dei pezzi che visivamente fa più ridere. Proprio già vederci che facciamo le stesse cose male, perché poi ovviamente, non essendo danzatrici, facciamo delle cose assurde. e poi c'è l'interazione con il pubblico, che certamente, laddove il monologo è comunque diretto ad un rapporto proprio comunicativo, aperto con il pubblico, chiaramente è già come essere in due in scena. Quindi penso, nessuno ha mai dimostrato noia, ecco, in questo spettacolo, questo è sicuro. Beh, soprattutto perché nel caso in cui Silvia ti dovesse fare una scenata di gelosia, no? Per esatto, esempio. Sì, o fuggi via all'estero, oppure insomma, se rimani, sicuramente sei coinvolto nella cosa. Oppure se Carla dovesse fare l'oracolo, in questo caso. Oddio, non lo so. L'oracolo è divertente, perché l'oracolo si chiama oracolo. Questo è un altro aspetto divertente dello spettacolo, cioè che Gloria Calderon Kellett dà dei titoli a questi personaggi che però non sempre sono così pertinenti, ovvero lo sono, ma nella loro assurdità. L'oracolo altri non è che una subrettina, anche piuttosto sgangherata, che vende un prodotto, quindi è una sorta di televendita, ecco perché l'oracolo, perché pubblicizza un prodotto che dovrebbe risolvere qualsiasi problema per sempre. Quindi è l'olio di serpente. È l'olio di serpente. Oh, guarda che bella pronuncia, no? Sono queste cose fantastiche. Sì. È bellissima, una cosa che noto troppo nelle attrici, soprattutto teatrali e doppiatrici, quali siete voi, perché poi questo è un mondo che affascina tantissimo, no? Tutti quelli che non ne fanno parte. Voi che siete anche all'interno per la più piccola parte della vostra vita, immagino, perché voi siete innanzitutto attrici teatrali, no? Questo si sa, però vorrei anche che voi stuzzicaste la curiosità dei nostri ascoltatori, che spessissimo riconoscono le voci di qualsiasi doppiatore solamente ascoltando tre parole, tipo Sarabanda, no? La indovino con una parola, già hanno capito chi è il doppiatore. Quindi c'è una cosa carina che vi ricorda il mondo del doppiaggio, per esempio? Guarda, per quanto mi riguarda, io ho fatto, sai che cosa ho fatto moltissimo in doppiaggio? I
brusì. I brusì sono quelli che tu, quando vedi un film e vedi delle feste, ecco, ci sono tanti attori professionisti che stanno lì che dicono: oh, ciao, come va? Ma dai, tanto te bello. E si fanno tutti questi, no, a parte gli scherzi, insomma, piccoli personaggi. Io non ho una presenza personalmente nel doppiaggio costante. Mi capita ogni tanto di andare a fare del doppiaggio, ma insomma, senz'altro il teatro mi ha preso un po' troppo tempo. Un po' troppo il tempo. Il giusto, direi. Sì, ma... il giusto. Poi insomma, ovviamente uno quando fa l'attore fa un po' di tutto, prendi le fiction, fai una pausa qui, tre lì, poi fai un film, fai insegni anche, insomma si cerca di lavorare in tutte le sfaccettature di questo mestiere che è un, per definizione uno dei più precari, diciamo la verità. E, no, la diciamo la verità, perché tutto sommato mi riaggancia ad un discorso che mi sta a cuore, cioè che noi viviamo grazie all'interesse delle persone. Ecco, uno spettacolo come quello di cui stiamo parlando, che è uno spettacolo che nasce dalla volontà di mettere in scena un testo divertente, una novità, e di farlo con delle attrici professioniste che quindi non hanno nulla di improvvisato, è una scommessa che si fa solo sulla qualità e soprattutto sul pubblico, nel senso che ecco, l'anno scorso per noi fare lo spettacolo e avere successo, avere il tutto esaurito, è stata una soddisfazione enorme, proprio perché tra noi non si punta su un nome, su una riconoscibilità immediata. Quindi grazie al pubblico noi andiamo avanti, grazie all'apprezzamento di chi vede, chi comunica agli amici, dice: ma vatti a vedere quello spettacolo, è divertentissimo. Ecco, noi confidiamo molto nel pubblico, ecco perché ci fa piacere parlare dello spettacolo e soprattutto invitare le persone a passare una serata piacevole con noi, perché su questo possiamo veramente mettere la mano sul fuoco. Vi offriamo una bella serata al Teatro Belli, vi prego, venite, non ve ne pentirete, ditelo agli amici. Ditelo. C'è anche amici. Una mostra, vogliamo dirlo. C'è anche una mostra. Di. La mostra si chiama Pop Accessories e la cosa interessante è che questa mostra nasce proprio per lo spettacolo. Due artisti che sono riuniti in un nome, BC Ritratti, ma sono due persone, cioè Benedetto Spada e Carolina Calabresi, hanno ideato per noi una mostra appositamente per lo spettacolo che sarà esposta nel foyer del Teatro Belli per tutti i giorni dello spettacolo a partire dalle 19. Oh, molto bene, non sveliamo di più rispetto alla organizzazione dello spettacolo e della mostra che accompagnerà tutto il tempo della messa in scena di questo spettacolo che si intitola Attacchi Misti, ormai l'avrete capito tutti. Noi ascoltiamo una canzone che ha scelto proprio Carla in questo caso. E perché hai scelto questa canzone? Diccelo. Ma perché è pertinentissima, la sentirete nello spettacolo e la vedrete ballare magistralmente da tre personaggi piuttosto insoliti, che è piuttosto insolito veder ballare. Voglio vivere così. Siamo ancora per pochissimi minuti in compagnia di queste due grandissime attrici, Silvia Siravo e Carla Ferrara. Lo so, mi piace di sta cosa, è vero. Grazie. È vero, è così. Allora facciamo un po', tiriamo le somme di quello che è, insomma, di quello che è stato questo nostro incontro, no? Mancava uno spritz, un caffè, noi stavamo qui a casa nostra a chiacchierare e invece no, siamo qui per dare un servizio, insomma. Allora, stasera. Fino al 1° dicembre al Teatro Belli di Roma, in via... Piazza Santa Pollonia, 11A, esattamente accanto a Piazza Santa Maria in Trastevere, si trova molto facilmente. Oh, ecco fatto, quindi uno va nel lì, cuore di Trastevere, è piacevole, ti prendi una pizza, poi sì, una cosa, insomma, dopo teatro è assicurato. Il parcheggio sul Lungotevere non è distante, si trova parcheggio. Vabbè, c'è l'otto poi anche. Poi c'è l'otto, no, noi abbiamo deciso, avete deciso di farlo lì proprio per incrementare, esatto, l'utilizzo dei dell'otto. Mezzi pubblici. Sì, ci piace. E poi è sulla nostra linea, tutto sommato anche noi non abitiamo distanti, l'abbiamo scelto per comodità, ecco. Diciamo. No, non è vero, l'abbiamo scelto con molto piacere, perché il Teatro Belli è un teatro storico di Roma in cui siamo proprio molto felici di poter lavorare con questo spettacolo che ci sembra adatto. Ci piace essere nella stagione del Teatro Belli, che è una stagione veramente di tutto rispetto, quindi anzi grazie al Teatro Belli. Noi diciamo grazie, ricordiamo...
Certo, ricordiamo il titolo dello spettacolo che ormai tutti avranno capito, Tacchimisti, è tratto dal libro Accessories della scrittrice americana Gloria Calderon Carrett, che se non sbaglio, poi tra l'altro, una curiosità mia, è l'autrice della serie di una di tante serie TV della CBS e anche della Fox, infatti su Sky, non vediamo spesso How I Met Your Mother, che è uno delle sitcom di maggior successo in Italia, è andata in onda sia su una rete Mediaset che su Fox. E, è anche produttrice lei in parte di questa sitcom, è una pluripremiata, lei è giovane, ha 40 anni, poco di più, ma in America a 40 anni non si è così giovani, insomma si è già stati premiati e si è già fatto tanto. Ci ha mandato anche in bocca America. Al lupo, eh? In America. In America. Ci ha mandato, sì, come diceva Silvia, anche un in bocca al lupo, almeno l'abbiamo contattata per chiederle ovviamente i diritti di questo spettacolo e lei era molto contenta, anche perché la pubblicazione di Accessories della Casina Editore è la prima traduzione dall'inglese delle opere della Kellett, quindi lei era già contenta di essere stata tradotta, è stata ancor più contenta di essere stata rappresentata, quindi ci ha mandato un videomessaggio al nostro debutto l'anno scorso in cui ci faceva un in bocca al lupo, non venne perché era incinta. E quest'anno non so perché non viene, ma io immagino che avrà da fare, ecco, e le auguro tutto il bene, perché a noi ci ha fatto molto bene. Beh, magari la trovate in platea, chi lo sa, una sorpresa, una sorpresa, sì. dai. Ricordiamo la locandina, no? Che devo dire? Volevo ricordare le attrici, perché fanno parte di noi, ecco, anche se non sono qui oggi tutte. Oltre a me e a Silvia ci sono le bravissime Corinna Locastro e Valentina Martino Ghiglia, la regia, lo ricordiamo, è di Ferdinando Ceriani, le musiche del maestro Benedetto Ghiglia, e ringrazio anche Giovanna Venzi che ci ha curato un bellissimo disegno luci, e oltre a Carla Ladau che ha curato una locandina spumeggiante, direi, se la vedete in giro mi piacerebbe sapere che cosa Falla ne vedere pensa alla la telecamera, gente, ecco, avvicina la Silvia, avvicina. Sì, non ti far vedere in faccia, mi raccomando. Alla mostro, telecamera, oggi, sì, un mostro. Veramente, guarda, che brutta. Esatto, e insomma ringrazio veramente tutti quelli che ci danno una mano, perché lo fanno con grande passione e dedizione. Alice Guidi, la nostra indispensabile aiuto, ecco, anche lei donna. Una curiosità, ecco, a parte il regista a domicilio Ferdinando Ceriani, c'è soltanto un altro povero malcapitato uomo, ma ha un cognome femminile, perché di cognome fa lei, ed è il nostro nuovo tecnico che ci accompagnerà nelle repliche del Teatro Belli. Quindi anche tutte Marta donne. Malatesta, che ha fatto il costume, bravissima, di Dio, perché c'è Dio che presenta, esatto, il primo personaggio è Dio, ed è stato rivestito quest'anno dalla nostra amica, un'eccezionale costumista e scenografa, che è Marta Grisolini Malatesta, che ci ha regalato la sua competenza nel confezionare un vestito da dea veramente d'impatto. Oh, non vediamo l'ora di vederli, di ascoltarvi. Siamo davvero qui in trepidazione. Insomma, in trepidazione, perché poi voi per la prima, no? Cioè, sarete sì. In fermento un po'. Sì, dobbiamo correre a teatro, sì. Adesso. Stiamo andando a fare la generale adesso, perché ieri sera è saltato un fusibile, ecco. E quindi non abbiamo potuto fare la generale. È di buon auspicio, comunque. Sì, dai, pare okay. Di sì. Allora, ringraziamo Silvia Siravo. Grazie a voi, grazie tante. E grazie a Carla Ferrara. Grazie a voi, vi aspettiamo. A presto. A presto.